Il Collegio 5, quinta puntata. Giulia Scarano riesce a passarla liscia e ottiene la divisa. Il Collegio 5, quinta puntata. Giulia Scarano è salva, ma i ragazzi continuano a combinarne di ogni. Avevamo lasciato in sospeso la decisione del preside su Giulia Scarano. La ragazza aveva reagito male dopo che la sua amica era stata mandata via per non essere riuscita a prendere dei voti sufficienti per prendere la giacca rossa. La collegiale viene messa al limbo dal preside. Deve togliere la divisa nera e non potrà indossare quella rossa finché non darà delle vere dimostrazioni. La Scarano viene accompagnata in isolamento, dove dovrà studiare delle terzine della Divina Commedia, visto che ha detto di averla letta già tutta. Tutti gli altri collegiali ricevono una lettera da parte dei genitori e molti si emozionano. Giordano non vuole leggere quello che ha scritto sua madre perché pensa che ci siano troppi errori. Anche il professore Maggi cerca di insistere, ma lui non vuole saperne e attacca sua madre affermando che è ignorante. Alla fine Francati legge la lettera e con una penna rossa corregge tutti gli errori. Poi si pente per quello che ha fatto e si emoziona per le belle parole di sua madre. È il momento della lezione d'arte. I ragazzi si mettono alla prova con un autoritratto, ma dopo la lezione partono manate di pittura. I sorveglianti accompagnano i collegiali a mangiare senza lavarsi e Giordano non ha intenzione di sedersi al tavolo tutto sporco. Francati chiede di lavarsi e va su tutte le furie e se la prende con il sorvegliante. Giordano può andare a lavarsi ma viene chiamato in presidenza. Tutti i ragazzi vanno a sostenere Giordano vicino all'ufficio del preside, ma alcuni vogliono evitare di complicare la situazione perché hanno paura che possa saltare la gita. Tra Maria Teresa e Giulia Matera è un continuo scontro. Giordano riesce a farla franca. Dopo l'interrogazione del preside, Giulia Scarano può indossare nuovamente la giacca rossa. I nuovi alunni, Leonardo e Andrea Prezioso, si tagliano i capelli come tutti gli altri, mentre Raul, Teoli, viene invitato da Maggi a fare il pane, dopo un racconto molto toccante legato alla sua infanzia. Il professor Raina deve lasciare il collegio, a sostituirlo arriva Roberta Barbiero. Giordano afferma subito che la lezione è noiosa, mentre la Scarano vorrebbe sistemare il naso della prof appena diventerà un chirurgo. In aula succede davvero di tutto anche nelle ore successive. Dago fa un aeroplano di carta e lo lancia sulla Petolicchio. Teoli decide di prendersi la colpa. Il Collegio 5, quinta puntata. Alcuni si comportano male e saltano la gita, ma alla fine il preside decide di convocare i collegiali dopo alcuni comportamenti per niente esemplari. In vista della gita, Dago, Francati, Vavalà e Cristini devono rimanere nel collegio. Gli altri ragazzi possono andare finalmente in gita per passare delle ore fuori. Si rendono subito conto però che non si tratta di una passeggiata tra terra e animali, sono costretti pure a spalare il letame. Nel frattempo nel collegio, Bonard, Giordano, Maria Teresa e Davide devono scontare una punizione per il loro comportamento e devono pulire l'aula. Dopo la gita Giordano viene punito nuovamente e questa volta deve insegnare al posto dei professori, mentre tutti lo ascoltano. Alla fine Francati si rende nuovamente conto del suo errore e chiede scusa a tutti, scoppiando in un pianto di sfogo e di pentimento. Grazie alla punizione il rapporto tra Dago e Cristini è diventato molto più bello, ma Giulia Matera non lo condivide e accusa la ragazza di essere un incoerente. Le due proprio non riescono a sopportarsi e a placare gli animi. Arriva la sorvegliante, che cerca di far chiarire finalmente le ragazze. Matera e Di Piero vengono eletti gli alunni migliori della settimana, mentre Bavalà e Scrano i peggiori. Che cosa succederà nel prossimo appuntamento con il Collegio 5? Andreini non reagirà bene al fatto che Di Piero è sempre il primo della classe e tra di loro scoppierà un vero e proprio scontro.
Andreini infatti è convinto di essere più bravo del compagno, perché ultimamente si è anche impegnato molto di più di lui. Tanto per cambiare, potremo vedere nuove scintille tra Giulia Matera e Maria Teresa Cristini. Quanto durerà la pace tra di loro? E poi la professoressa Petrolicchio deciderà di fare una dichiarazione importante a tutti i collegiali. Anche lei lascerà il collegio come Raina? Che cosa ne pensate del provvedimento per Giulia Scarano? Forse meritava di essere espulsa dal collegio 5? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!